Buongiorno a tutti, per chi non ci ha sentito, e benvenuti a questa conferenza stampa che si svolge in diretta dalla sala stampa Istat e che è videoregistrata. Io sono Stefania Schipani dell'ufficio stampa Istat e oggi parleremo di un tema che è stato purtroppo tragicamente importante perché è legato alla pandemia da Covid-19. L'Istat diffonde infatti i dati definitivi sulle cause dei decessi avvenuti in Italia nell'intero anno 2020, dati che consentono di valutare dettagliatamente gli effetti sulla mortalità per cause dei primi 10 mesi della pandemia da Covid-19. Ne parleremo con 3 ricercatori esperti dell'argomento. La dottoressa Roberta Crialesi, dirigente di ricerca e dirigente del Servizio Sistema Integrato Salute, Assistenza e Previdenza. La dottoressa Crialesi ci offrirà una panoramica sui dati definitivi sulle cause di morte in Italia nel 2020, dai quali sarà possibile vedere gli effetti della pandemia da Covid-19 sulla mortalità per cause specifiche. Vedremo anche le variazioni nel numero assoluto dei decessi e dei tassi standardizzati. Interverrà poi la dottoressa Luisa Frova, demografa e dirigente di ricerca. Lavora anche lei presso il Servizio Sistema Integrato Salute, Assistenza e Previdenza. La dottoressa Frova ha una lunga esperienza nel campo delle statistiche di mortalità e dello studio delle diseguaglianze sociali nella mortalità per cause di morte. Illustrerà l'analisi condotta sulle variazioni dei decessi per classi d'età e di genere. Risultati che permettono di osservare il diverso impatto che ha avuto la pandemia sulla mortalità per cause nelle diverse fasce di età della popolazione italiana. Seguirà la relazione del dottor Stefano Marchetti, che è uno statistico ed è il responsabile dell'indagine sui decessi e le cause di morte. Il dottor Marchetti è esperto di statistiche di mortalità ed è stato proprio in prima linea nella fase più delicata della pandemia, quando anche la raccolta dei dati si è rivelata, come sappiamo, particolarmente complicata e delicata. Il dottor Marchetti illustrerà in particolare le variazioni territoriali che sappiamo essere state molto eterogenee, non solo nei livelli, ma anche nelle cause di morte, e fornirà anche alcuni dati sul luogo del decesso e sui livelli di mortalità nel contesto europeo. Prima di passare la parola ai relatori, qualche dettaglio tecnico. Durante le presentazioni i microfoni degli ascoltatori saranno spenti e verranno riaccesi alla conclusione delle presentazioni. Per eventuali richieste o comunicazioni anche tecniche è possibile scrivere in chat. Condividiamo quindi le slide, che mi sembra vediate tutti. Potete tornare dall'inizio e cedo la parola alla dottoressa Crialesi. Adesso le vedete correttamente? Perfetto. Prego, dottoressa Crialesi. Grazie dottoressa Stefani, l'oggetto della conferenza è stato ampiamente illustrato, sottolineo solamente il fatto che l'analisi che vi presentiamo oggi contiene i risultati principali di un lavoro di analisi, di studio dettagliato per specifiche cause di morte. Questa è la novità di lavoro e riguardano l'intero anno 2020 e l'intero territorio. E vorrei anche sottolineare che facciamo il punto utilizzando i dati desunti dalle schede individuali per la denuncia delle cause di morte, sono quelle schede che i medici sono tenuti a compilare per certificare il decesso. Contengono informazioni su tutte le malattie che hanno contribuito alla morte. Da queste malattie viene selezionata la causa iniziale o diretta di morte
e questo viene fatto in base alla e vengono poi codificati in base alla decima revisione della classificazione delle cause di morte, e andiamo a vedere nel dettaglio quali cause hanno subito le principali variazioni in questo anno appunto tormentato, stato dominato dal Covid. E quindi qui i numeri principali. Nel 2020 il numero complessivo di decessi è stato di 746.324 casi, e questo è quanto risulta dall'indagine dei decessi e le cause di morte. È un numero che, come è già stato detto in varie altre occasioni, è il più alto mai registrato dal secondo dopoguerra, con un eccesso di mortalità rispetto al periodo precedente, al periodo 2015-2019, che abbiamo assunto in qualche modo come stima della mortalità in assenza di Covid, quindi come riferimento del periodo pandemico, un eccesso, dicevo, del 14,7%. Questo significa che nel 2020 ci sono state ben 108.496 morti in più rispetto al periodo di riferimento. E di questo eccesso il 73% è stato determinato dal Covid, cioè nel 73% dei casi, ovvero 78.663 decessi, il Covid è stato identificato e certificato come causa iniziale. Ovviamente le cause più frequenti del decesso hanno subito delle variazioni, non solo il Covid, per esempio, o le malattie del sistema circolatorio si confermano come la causa più frequente della popolazione, con 200 morti, sostanzialmente però stabili nel confronto col periodo pre-pandemico, appena una diminuzione stimata in 117 casi. Al secondo posto si confermano ancora i tumori, con 177.858 decessi nel 2020, e peraltro questi complesso dei tumori in caso rispetto alla fase di pandemia. Poi ci sono tutto un insieme di malattie che invece sono frequenti nel determinare appunto il quadro epidemiologico, stato la mortalità, che hanno subito delle variazioni importanti, degli incrementi importanti. E parliamo ad esempio del complesso delle malattie del sistema respiratorio, che sono aumentate di 6.345 casi rispetto sempre alla media 2015-2019, per un totale complessivo di 57.000. Questo è vero anche per le demenze, per la mortalità, per il numero di decessi per le demenze, malattie di Alzheimer, sono aumentati di circa 4.000 decessi. Lo stesso possiamo dire anche per il diabete, con un incremento analogo, 6.900 casi in più rispetto al periodo di riferimento, con 25.769 casi registrati nel 2020. Queste sono le variazioni in numero assoluto, ma per fare un confronto corretto, stimare correttamente come sono cambiati i livelli di mortalità nei due periodi, cioè nel 2020 e nel periodo di riferimento 2015, abbiamo bisogno di passare ad un indicatore più articolato. Dobbiamo, cioè, con questo ho cambiato il microfono. Ecco, stavo dicendo appunto che abbiamo ritenuto opportuno fare un'analisi utilizzando i tassi di mortalità standardizzati per età, perché ovviamente i livelli di mortalità in una popolazione sono influenzati dalla struttura per età. Una popolazione più anziana produce più decessi e quindi correttamente i confronti vanno fatti a parità di struttura per età, proprio per eliminare l'effetto dell'invecchiamento della popolazione. Quindi abbiamo analizzato, come dicevo, i tassi standardizzati di mortalità che vengono rappresentati in questo grafico. Quello che vediamo come prima informazione è che il Covid
è il livello di mortalità per Covid con un tasso di 10 per 10.000 abitanti è inferiore solo al livello di mortalità registrato per i tumori, che invece presentano un tasso di mortalità del 23,9 per 10.000 abitanti. Quindi il Covid diventa, diciamo, la seconda causa per importanza sul livello di mortalità, superiore a tutte le altre cause di morte che qui vedete illustrate. E rapidamente alcuni numeri. Abbiamo già segnalato un incremento importante del complesso delle malattie del sistema respiratorio in valore assoluto, ma in termini di livello di appunto di tassi di mortalità all'interno di questo grande gruppo di cause di morte vediamo un incremento rilevante del 13% delle morti per polmoniti e influenza e ancora di più un aumento del 24% sempre rispetto alla media 2015-2019 delle cosiddette altre malattie del sistema respiratorio, e in questo caso l'incremento è essenzialmente determinato dall'aumento delle polmoniti interstiziali. Poi vedremo per quale motivo successivamente, ma abbiamo incrementi rilevanti anche nella mortalità per diabete, un incremento del 12% dei tassi, un incremento dell'11% per le malattie genitourinarie e anche un incremento importante di alcune malattie circolatorie, in particolare qui parliamo delle cardiopatie ipertensive che appunto trainano questo importante incremento. È da segnalare che in questi casi può essere ipotizzato anche un effetto indiretto del Covid, che può aver aggravato patologie importanti già in atto, oppure anche rispecchiare la difficoltà di accesso alle strutture del servizio sanitario, particolarmente sovraccariche, soprattutto nella fase acuta della pandemia. Abbiamo poi un 6% di incremento anche per quanto riguarda le demenze e le malattie di Alzheimer. Ma alcune cause risultano anche in riduzione. Per esempio abbiamo una riduzione nel livello di mortalità del tumore, dei tumori complessivamente considerati, una riduzione del 4%, una riduzione dell'8% delle malattie ischemiche del cuore, e in questo caso parliamo anche di, in questo gruppo è compreso anche l'infarto, rappresenta il 17% delle malattie ischemiche del cuore, e si tratta essenzialmente di un aumento delle cardiopatie appunto ischemiche e un incremento altrettanto importante delle cerebrovascolari. Abbiamo un decremento, scusate, stiamo parlando delle cause in riduzione. Cause che, per le quali non è, è anche possibile appunto ipotizzare diciamo un effetto competitivo con il Covid, in quanto appunto persone affette da cardiopatie ischemiche possono aver contratto appunto il Covid e quindi essere morte per Covid, e quindi non rientrano nel conteggio delle ischemiche. E poi abbiamo una riduzione del 3% delle cause esterne, che in realtà non ci sorprende affatto, considerando appunto le misure adottate per contenere gli effetti della pandemia. In particolare abbiamo registrato un calo del 27% nel tasso di mortalità per incidenti da trasporto, proprio perché la pandemia ha modificato sia i volumi del traffico che i comportamenti di mobilità sul territorio.
Peraltro già nel 2021 abbiamo registrato un nuovo incremento nel numero di vittime per incidenti stradali, un aumento anche consistente del 20% rispetto al 2020, ma ancora inferiore ai livelli del pre-Covid. Viceversa, abbiamo osservato un importante aumento delle cadute accidentali, che hanno interessato 4.757 decessi, con un aumento di ben il 14% rispetto alla media del periodo precedente, e che riguarda soprattutto gli anziani. Anche questo da leggere in relazione alle misure di isolamento della popolazione. Molti anziani, sappiamo, in Italia vivono anche soli. C'è poi un calo del 40% della mortalità per omicidio, e in lieve diminuzione anche quella per suicidio. Quello che è interessante osservare è che queste patologie qui rappresentate, che sono quelle che hanno subito un impennato, un picco particolarmente elevato nel 2020, in realtà hanno sperimentato anche una brusca interruzione del trend di riduzione della mortalità. Questo è particolarmente vero per il diabete, è vero per le altre malattie del sistema circolatorio, che, come dicevo, è trainato trainato dalle cardiopatie ipertensive, ma anche per le malattie del sistema respiratorio, che in cui le polmoniti interstiziali hanno determinato l'impennata dell'ultimo anno, provenendo da un periodo di sostanziale stabilità nei 3 anni precedenti. Per quanto riguarda il diabete, dobbiamo sottolineare che la mortalità per diabete era in calo non solo nei 5 anni precedenti, ma presentava un andamento in diminuzione anche di periodo più lungo. Dunque è rilevante l'effetto sul diabete e la possibile associazione anche con il Covid. Queste sostanzialmente sono le cause in cui l'impatto della pandemia da Covid è stato più evidente, per diversi appunto motivi. Ci sono invece patologie come le demenze e le malattie di Alzheimer o la polmonite e l'influenza che sono aumentate, ma all'interno di un trend in crescita, quindi già in linea con un andamento prepandemico. Tuttavia non è da escludere che ci sia stato anche in questo caso un effetto del Covid, nel senso che l'incremento della mortalità, per esempio dovuto a polmonite o altre affezioni respiratorie, potrebbe anche essere riconducibile a una sottostima dei decessi dovuti al Covid, legata principalmente alle difficoltà diagnostiche nella prima ondata della pandemia. Sarà poi interessante mostrarvi come queste malattie siano particolarmente aumentate in situazioni particolari, per esempio le demenze, l'Alzheimer. L'incremento massiccio c'è stato soprattutto nelle residenze sanitarie, al contrario polmonite e influenza sono aumentate soprattutto invece negli istituti di cura. E vengo con un'ultima slide a illustrare qual è stato l'impatto sulle cause di morte delle diverse fasi pandemiche. In generale distinguiamo due ondate: una prima ondata nella primavera del 2020, in cui appunto la pandemia ha iniziato a diffondersi, e quindi c'è stata questa repentina crescita dei decessi per Covid, al punto che ad aprile 2020 i decessi per Covid hanno raggiunto un picco di 14.665 casi, diventando la seconda causa di morte più diffusa nella popolazione, subito dopo il complesso delle malattie del sistema circolatorio, che vedete rappresentate nella linea in rosso. Successivamente c'è stato un periodo di drastica riduzione dei decessi per Covid,
per effetto delle misure messe in atto per il contenimento della pandemia, addirittura scendono al di sotto di molte altre cause di morte. E vedete la linea appunto che di una sostanziale stabilità in un calo o in una riduzione molto importante nel periodo estivo, dopodiché c'è stata la seconda ondata con una nuova risalita importante dei decessi per Covid, un nuovo picco raggiunto a novembre 2020 con 21.720 decessi. In questo caso addirittura il Covid è diventata la prima causa di morte, superando anche il complesso dei decessi per malattie del sistema circolatorio che si erano verificati a novembre 2020. C'è una differenza sostanziale tra le due ondate. E vediamo infatti che l'eccesso di mortalità nella seconda ondata è quasi interamente dovuto al Covid e non si evidenziano picchi particolari per altre cause, mentre per la prima ondata notiamo invece un'impennata anche di decessi per altre cause che addirittura eccedono il livello medio del quinquennio precedente. Questo che cosa ci dice? Ci dice che c'è stata una sorta di apprendimento, di una sempre maggiore conoscenza della malattia e capacità anche di diagnosticare il Covid e quindi attribuire più correttamente la causa di decesso. E direi che questo grafico, per concludere, illustra anche molto chiaramente qual è stato il peso sul servizio sanitario delle principali cause di morte in tutto l'anno 2020. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie dottoressa Chialesi. Adesso passiamo la parola alla dottoressa Prova. Per favore passate il microfono, che quello si sente meglio. Prego dottoressa. Allora, proviamo a usare il microfono. Allora, io illustrerò la mia parte di relazione, si baserà principalmente sull'analisi per età. Quello che ci ha illustrato la dottoressa Crealesi nell'ambito della popolazione, chiaramente, ha avuto un effetto diversificato per età. In particolare, come potete vedere da questa figura, in blu abbiamo la distribuzione dei decessi, qui si parla di decessi totali nel 2020. In rosso sono segnalati invece la distribuzione della frequenza dei decessi totali in media nel periodo 15-19. E cosa si può vedere intanto qui direttamente? Che per tutte le classi di età c'è stato effettivamente un incremento del numero assoluto dei decessi. Le classi di età che qui abbiamo considerato sono una classe 0-49 anni, 50-64 anni, 65-74, 75-84, 85 più, cercando un pochino di distinguere delle fasce d'età dove è noto che la mortalità sia solitamente molto bassa, quindi nell'età fino all'età al pensionamento, fino ai 64 anni, con le età più anziane, dove i livelli di mortalità crescono per intensità e sono molto alti sopra gli 85 anni. Vedremo infatti che all'interno di queste classi di età, in realtà, la distribuzione della mortalità per causa è diversificata. Cosa ci dice questo grafico? Che l'incremento quindi è stato ovviamente più alto nelle fasce più anziane di popolazione, negli uomini più alto che nelle donne, e negli uomini anche la fascia che ha pagato pesantemente, insomma, gli effetti della pandemia, è anche una fascia centrale, uguale a quella della classe di età 65-74 anni, con un incremento del 21%, valore inferiore solo a quello della classe 85 e più, il cui incremento nei maschi è stato del 23%. La cosa importante è di evidenziare qui che sotto i 50 anni in realtà si è osservato una riduzione della mortalità del 6% negli uomini e del 7% nelle donne. Quando però noi andiamo a fare un'analisi non della mortalità complessiva, ma
osserviamo l'analisi specifica della mortalità per causa, riusciamo anche a capire qual è la causa che ha trainato, ad esempio, questo decremento della mortalità sotto i 50 anni. E in particolare per il 32%, una riduzione, si osserva una riduzione del 32% della mortalità degli accidenti da trasporto, una riduzione del 10% e dell'11% rispettivamente dei tumori e dei suicidi, ma sappiamo anche che queste erano già delle cause che erano in diminuzione anche negli anni precedenti. Ciò che sembra importante sottolineare all'interno di questa fascia di età, così anche poco considerata in qualche modo nella fase della pandemia, è che osserviamo un incremento del 10% delle malattie del respiratorio e soprattutto 785 decessi dovuti da Covid, che in qualche modo può sembrare un numero ridotto rispetto ai 78.000 che abbiamo visto per l'intera popolazione, ma in realtà, proprio perché in queste fasce di età i livelli di mortalità sono molto bassi, 785 casi corrispondono ad esempio al complesso della mortalità delle malattie dell'apparato digerente o delle malattie ischemiche del cuore. Quindi in qualche modo fanno capire come il Covid in questa fascia di età costituisca comunque la quarta causa di morte. Se andiamo invece in una fascia successiva, ancora in età lavorativa, ma sicuramente in una fascia dove aumentano lievemente i livelli di mortalità, vediamo che si osserva un incremento generalizzato della mortalità di diverse cause di morte, un incremento del 23% delle malattie del sistema circolatorio, un incremento del 16% della mortalità per diabete, un incremento del 12% delle cellule vascolari. I casi di mortalità dovuti al Covid sono 5.273 e in questo caso sono la seconda causa di morte. Il numero dei decessi raddoppia, ad esempio, i decessi che si osservano per le malattie cerebrovascolari o dell'apparato digerente, ed è superiore anche alle mortalità delle malattie ischemiche del cuore. Andando invece ad osservare, analizzare fasce di età di popolazione più anziana, qui rappresento le due classi 65, 74 e 85 più, ma nel report abbiamo analizzato anche la fascia di età che va dai 75 agli 84 anni, possiamo osservare una sostanziale stabilità del numero assoluto dei decessi per tumore, con un piccolo incremento sopra gli 85 anni. Ma è anche un effetto legato a un invecchiamento della popolazione, perché nel 2020 la popolazione è un po' più anziana rispetto alla media del 15-19. Osserviamo invece un aumento generalizzato delle malattie respiratorie a tutte le fasce di età anziane, ma con un eccesso particolarmente forte, più 23%, nella classe di 65-74 anni. Un incremento importante del diabete in tutte le fasce d'età, ma in questo caso particolarmente forte sopra gli 85 anni. Il più 25% corrisponde a circa 2.500 decessi in più che si sono osservati per diabete nel 2020 rispetto alla media del quinquennio precedente. Negli over 85 osserviamo anche un incremento delle demenze e dell'Alzheimer e un aumento della mortalità per le cadute accidentali. I decessi per Covid nella classe 65-74 anni sono la seconda causa di morte. Per gli over 85 sono la quinta causa di morte, ma comunque con una frequenza assoluta elevata, oltre 33.000 decessi, frequenza paragonabile a quella della mortalità delle malattie ischemiche del cuore o delle malattie cerebrovascolari. Infine, adesso vi illustrerò un pochino quelli che sono i numeri del Covid per età che vengono desunti dalle nostre statistiche, dalla fonte appunto indagine sui decessi e cause di morte. Abbiamo appunto detto che sono 78.673 decessi la mortalità dovuta al Covid, che vi è un incremento del numero dei decessi per età, ad esempio oltre gli 85 anni abbiamo nelle donne quasi 20.000 decessi, che la frequenza dei decessi quindi è superiore al 65 anni di età, la frequenza dei decessi supera il 90%, ma
Se rapportiamo questa frequenza in realtà all'ammontare della popolazione che ha prodotto questi numeri, in qualche modo quindi calcoliamo il tasso specifico per classi di età, nella figura sotto vediamo che i tassi di mortalità crescono nettamente a tutte le età, sono più alti negli uomini che nelle donne. Quindi in questo caso, sebbene le donne avevano rappresentato come frequenza assoluta decessi più in alto, quando li rapportiamo invece alla popolazione anziana femminile, che sappiamo in Italia essere maggiore di quella maschile, il tasso si riduce fortemente e comunque è più basso di quello degli uomini. Sappiamo che 78.673 decessi hanno costituito nel 2020 il 10,5% della mortalità totale. Cosa vuol dire in pratica? Che un decesso su 10 era dovuto al Covid. Ma questo rapporto in qualche modo si mantiene costante per genere e per età? È vero, nella struttura della mortalità per causa fissata all'età, questo tipo di rapporto? In realtà il grafico che qui vedete ci dice che nella classe 0-49 anni il Covid ha costituito il 4% della mortalità totale osservata in quella fascia di età, quindi effettivamente è una composizione più piccola. Quando cresce l'età, cresce invece l'importanza del Covid sul totale dei decessi. È più alto negli uomini che non nelle donne. Nella fascia più alta, 65-84 anni, negli uomini in realtà la proporzione dei decessi Covid sul totale dei decessi arriva al 14%. E poi troviamo in queste due curve una lieve riduzione negli 85 più, indicando proprio che il Covid sì è stato importante nel 10% dei casi, ma molto spesso, proprio perché è una popolazione più anziana, multicronica molto spesso, la causa di morte non necessariamente è stata il Covid, anche in presenza di Covid, ma questi soggetti sono morti anche per altre cause o comunque più frequentemente rispetto a quello che si osserva per le età precedenti. Infine, le nostre statistiche di mortalità ci permettono in qualche modo di identificare all'interno di tutti i certificati di morte che sono arrivati all'istituto i decessi con Covid. Cosa intendo con decessi con Covid? Tutte le volte che abbiamo trovato un certificato quando il medico ha menzionato il Covid. Sono casi in cui però, e sono 89.791, sono casi dove non necessariamente il Covid è una causa iniziale. Abbiamo quindi una distinzione tra decessi con Covid, 89.791, e decessi dovuti al Covid, che sono invece un numero ridotto, 78.673. Cosa vuol dire quindi? Che nei nostri dati abbiamo trovato circa 12.000 decessi dove, seppur il Covid viene menzionato sulla scheda di morte, questo non viene selezionato secondo i criteri che noi adottiamo a livello internazionale, non viene selezionato come causa principale del decesso. Ed è ad esempio il caso di, e noi ne abbiamo trovati diversi, di soggetti che muoiono per tumore, che la causa principale è il tumore e che il medico aveva indicato tra le concause come Covid. Per noi questi sono soggetti che muoiono per un tumore. O è il caso ad esempio di accidenti che possono essere avvenuti in casa e che producono il decesso dell'uomo o della donna, e in questi soggetti ad esempio poteva essere stato diagnosticato il Covid, ma anche in questo caso per noi la causa principale del decesso viene codificata nelle nostre statistiche come decesso dovuto a caduta accidentale. Poi siamo andati a vedere se questa proporzione che noi abbiamo trovato, cioè praticamente 9 volte su 10 il Covid comunque, quando presente sul certificato, viene identificato come causa iniziale di decesso. Questo tipo di distribuzione siamo andati a vederla anche per età, cioè è effettivamente il ruolo del Covid così importante nel determinare il decesso anche nell'età più giovani? Ed effettivamente noi vediamo che sì, in questo grafico potete vedere in blu i decessi la cui causa
iniziale è il Covid e in arancione sono i decessi con menzione di Covid, la cui causa iniziale però è un'altra causa di morte diversa dal Covid. Il rapporto tra questi due ci dà le percentuali. In questo caso vediamo che queste percentuali rimangono comunque sempre molto elevate per età, raggiungono il 90% ad esempio negli uomini tra i 75 e gli 84 anni, ma rimane comunque elevata anche nell'età più giovane, laddove il Covid è presente 8 volte su 10, anche nei giovani viene poi selezionato come causa principale del decesso. E ora qui passo la parola al mio collega. Grazie dottoressa Prova. Prego, dottor Marchetti. Grazie, si sente? Nella mia parte di presentazione farò vedere le principali evidenze in termini di analisi per territorio, quindi confronti per ripartizioni, e come ha impattato la mortalità per tipologia del luogo del decesso, e infine una slide con un rapido confronto a livello europeo. Possiamo vedere che laddove il Covid ha avuto un impatto maggiore sulla mortalità, di conseguenza è aumentato il tasso di mortalità generale, i due grafici che ho evidenziato. Vediamo che ad esempio laddove nel nord ovest c'è stato un tasso di mortalità del 17%, ha corrisposto un aumento del 20% del tasso di mortalità generale. Nel nord-est l'aumento è stato del quasi il 10% e c'è stato un aumento della mortalità generale del 10%, scusate, il tasso standardizzato 10 per 10.000 abitanti, scusate l'altro. E quindi abbiamo detto laddove il Covid ha avuto un impatto maggiore in termini di mortalità è aumentata la mortalità generale di conseguenza, ma non è aumentata solo per il Covid. Vediamo che nel nord-ovest, ad esempio, c'è stato anche il maggior aumento di mortalità per polmonite influenza, un aumento del 27% del tasso standardizzato di mortalità. Analogamente è la ripartizione in cui è aumentato di più anche la mortalità per diabete mellito e dove è aumentata di più la mortalità per demenza e Alzheimer. Le cause possono essere molteplici, come è stato detto già dalle mie colleghe nei tagli che sono stati dati precedentemente. Ci potrebbe essere una difficoltà del sistema sanitario a prendersi carico di questi problemi, come ad esempio nel caso delle polmonite influenza, in particolare nella prima ondata, potrebbe esserci stata una sottostima della diagnosi di Covid quando gli strumenti diagnostici non erano così difficili. Se andiamo ad analizzare come è variata la mortalità per tipologia del luogo del decesso, ci facciamo il focus su 4 tipologie, sono quelle che poi il certificato per la denuncia delle cause di morte permette di analizzare. Sono le abitazioni, gli istituti di cura, gli hospice e le strutture residenziali. Vediamo che nel primo bimestre, quando il Covid ancora non aveva avuto effetti in termini di mortalità, c'era stato un calo un po' in tutte le tipologie di luoghi, in particolare nelle abitazioni e negli istituti di cura. Invece, da quando poi inizia la pandemia, c'è un aumento dei decessi nelle abitazioni in ogni bimestre, cioè l'aumento dei decessi nelle abitazioni è indipendente dal livello di diffusione della pandemia e dal livello della mortalità corrispondente. In particolare vediamo l'aumento, il secondo e il sesto bimestre sono quelli che coincidono con la prima e con la seconda ondata. La seconda ondata aveva già in parte inizio durante il quinto bimestre con il mese di ottobre. Vediamo quindi che nelle fasi acute della pandemia, il secondo e il sesto bimestre, l'aumento importante negli istituti di cura e tutto l'aumento è attribuibile al Covid. Spiego meglio questo grafico. Gli assi, i rettangoli rappresentano il numero di morti totali, la parte in rosso è la parte di mortalità, il numero di decessi per Covid. Quindi negli istituti di cura, durante i picchi della pandemia, l'eccesso di mortalità è tutto attribuibile al Covid. Questo non accade negli altri luoghi, in particolare nelle abitazioni e nelle strutture residenziali. La differenza fra la prima e la seconda ondata sta che, ad esempio, nelle strutture residenziali, nella seconda ondata, il picco è tutto attribuibile al Covid ed è inferiore.
mentre la prima ondata solo una parte è attribuita al Covid, ed è, il picco è comunque più alto. Questo potrebbe essere dovuto a una maggiore conoscenza della malattia e una maggiore capacità, diciamo, di prevenire la diffusione del Covid nelle strutture residenziali e anche di riconoscere il Covid, cosa che durante la prima ondata alcune volte ci sono stati casi di sottotitoli. È molto interessante questo fatto che anche durante il terzo, quarto e quinto bimestre l'aumento della mortalità nelle abitazioni, c'è stato un aumento della mortalità in abitazione. Quindi le cause non siamo in grado di misurarle, possiamo fare solo delle ipotesi. Potrebbe esserci la difficoltà dei sistemi sanitari di accogliere persone malate di altre patologie, come potrebbe esserci una scelta da parte del malato o delle persone care di non ricorrere a ricoveri ospedalieri per paura di essere contagiati dal Covid o per paura di essere lasciati soli durante il percorso della malattia. Se andiamo a vedere le cause, come sono variate all'interno delle varie tipologie di luoghi del decesso, vediamo che ad esempio negli istituti di cura l'aumento più forte c'è stato per le influenze polmoniti. E anche qui di nuovo l'ipotesi potrebbe essere quella di sottodiagnosi di Covid. Nelle strutture residenziali, dove la mortalità è rappresentata principalmente dalle strutture per anziani, vediamo che c'è stato un forte aumento del diabete per nido e un forte aumento della demenza per Alzheimer. Nelle abitazioni sono aumentate molte patologie e colpisce che sono aumentate in abitazione anche i decessi per quelle cause che non hanno avuto invece aumento in termini generali, come i tumori e le malattie del sistema circolatorio. Concludo rapidamente con questo grafico che rappresenta la mortalità nell'ambito dell'Unione Europea. Questo grafico, questi istogrammi rappresentano il tasso di mortalità complessivo standardizzato, dove la parte in rosso è la quota del tasso di mortalità attribuibile al Covid. Abbiamo evidenziato in più scuro l'Italia e la media dei paesi, di tutti i paesi europei. Come vediamo, l'Italia anche nel 2020 continua ad avere una bassa mortalità complessiva, inferiore a quella della media europea, mentre invece, per quello che riguarda il tasso di mortalità per Covid, la parte in rosso, questa è leggermente superiore a quella della media UE, parliamo di 10 decessi ogni 10.000 abitanti, mentre la media UE di circa 9, ed è vicina a quella di paesi come l'Ungheria e la Svizzera. La mortalità attribuibile al Covid è più alta in paesi come Spagna, Belgio, Slovenia, Polonia e Serbia. Concludo con una slide dove in questo report noi abbiamo riportato le principali evidenze, abbiamo fatto un estratto dei dati, ma molte elaborazioni sono disponibili come tutti gli anni sulla banca dati dell'Istituto, dove c'è una serie storica che va dal 2003 al 2020. Ci sono diversi tagli, diverse possibilità di analisi del fenomeno della mortalità e insomma, se poi non si trovano i dati che interessano, il taglio che interessa tra queste che mettiamo a disposizione, è sempre possibile rivolgersi al contact center dell'Istituto per richiedere elaborazioni personalizzate. Mi prendo solo pochi secondi per ringraziare tutte le persone che hanno permesso di mantenere in sicurezza il flusso di produzione dei dati per i clienti, a partire dal personale degli istituti di cura, sia sanitario che amministrativo, i colleghi dei comuni e delle prefetture, fino agli addetti delle onoranze funebri e alla protezione civile a cui siamo dovuti ricorrere per far arrivare i certificati cartacei e quindi permettere la denuncia nei casi di morte nei luoghi dove neanche i corrieri potevano accedere, nelle zone rosse durante i picchi della pandemia. Grazie a tutti. Grazie davvero degli interventi, tutti veramente interessanti. Adesso restituiamo la visualizzazione. Possiamo dire che sono state... Purtroppo che davvero a me non cambia niente. Molti dubbi, è solo un onere in più per di noi drammaticamente.
Un tema su cui l'Istat pone, come sempre, al servizio del Paese tutta la competenza e la scientificità dei propri ricercatori. Il nostro collega Fabio Cornale a questo punto ha attivato tutti i microfoni e se ci sono domande potete intervenire sia in presenza che in collegamento da remoto, ovviamente per ordine di richiesta. E può venire il microfono funziona un attimo, c'è una domanda. Sì, se ti presenti per favore e fai la domanda con il microfono. Salve, grazie. Salve, sono Milassin della France 3. La mia domanda è molto tecnica. Queste slide che abbiamo appena visto le troviamo sul sito dell'Istat o le possiamo avere perché il comunicato stampa in bianco e nero? Quindi queste ottime slide colorate non rendono. Ovviamente a voi che avete partecipato alla conferenza stampa, se non sono state già inviate, avete lasciato tutte le vostre email e ve le invieremo e quindi le avrete tutti queste slide. C'è qualche altra domanda nel frattempo? Alzate la mano su Teams da remoto se volete intervenire. Domanda, io non ne vedo. C'è qualche chat, scusa, c'è un messaggio in chat? Un attimo solo per organizzazione tecnica, ma se non ci sono domande, non so se i nostri ricercatori volevano fare qualche osservazione conclusiva a flash o avete detto già davvero tutto quello che era possibile. Sì, diciamo, io volevo evidenziare due aspetti. Uno, questa mortalità per Covid che noi siamo andati a misurare si è avuta in una situazione di forte attenzione a limitare la diffusione dei contagi e a limitare quindi la mortalità. Quindi dobbiamo leggere sempre questi numeri tenendo conto delle forti misure che sono state prese a livello di prevenzione dei contagi. E l'altro aspetto invece è molto tecnico. Noi usciamo praticamente a 2 anni data, rispettiamo le scadenze previste dalla normativa comunitaria, però questi tempi sono necessari perché abbiamo il regolamento di polizia mortuaria che prevede che la certificazione del caso dei morti venga fatta su certificati cartacei. Quindi abbiamo certificati che vengono fatti in maniera capillare sul territorio, raccolti poi a livello comunale, gli 8.000 comuni poi li mandano ciascuno alla prefettura di riferimento, la prefettura di riferimento li manda a noi, li dobbiamo registrare, codificare, analizzare, cioè il processo di produzione è molto lungo. Nel frattempo a maggio 2020, in piena pandemia, è uscito un decreto legge urgente che prevedeva il passaggio alla certificazione elettronica, e cioè i medici attraverso il sistema tessera sanitaria, che è poi quello che usano ad esempio per la certificazione delle malattie dei lavoratori dipendenti, avrebbero potuto e dovuto certificare le cause di morte. Questo decreto legge urgente del maggio 2020 ha definito le linee generali e ha demandato a decreti ministeriali la parte attuativa. Ecco, diciamo, noi diciamo se si riuscisse a passare alla certificazione elettronica, sicuramente questa informazione sarebbe molto più tempestiva e nella malaugurata ipotesi di dover conoscere nuovamente in maniera veloce che cosa sta succedendo nella mortalità nel paese, sarebbe fondamentale avere la certificazione elettronica, quindi. Grazie della puntualizzazione, non vedo altre domande, quindi a questo punto ringraziamo tutti per la partecipazione, vi salutiamo dalla sala stampa Istat e a presto, arrivederci.